Il progetto I Tesori di Terra Vecchia è uno dei moduli del progetto PON, Arte, Natura e Cultura nel Vallone, realizzato dall'Istituto Virgilio di Mussomeli, diretto dalla dottoressa Calogero Genco. Obiettivo principale del modulo è stato quello di far conoscere ai ragazzi non solo i monumenti del centro storico di Mussomeli, ma anche le tappe principali della storia del paese, le sue leggende e alcune figure di artisti e intellettuali locali. A tale scopo, gli studenti sono stati guidati in un lavoro di ricerca storica che li ha visti impegnati in più settori, dal reperimento delle informazioni di carattere storico allo studio delle personalità degli artisti, fino alla scelta del materiale fotografico che documenta il cambiamento di Mussomeli nel tempo. Prodotto finale della ricerca è stato l'evento I Tesori della Terra di Manfreda, svoltosi lo scorso 14 dicembre. La manifestazione ha visto gli alunni impegnati nel modulo accompagnare studenti e visitatori in un percorso anche culturale e poetico che ha interessato più punti del quartiere di Terra Vecchia e non solo. Oltre a presentare i luoghi e i monumenti più significativi, i ragazzi hanno intrattenuto i visitatori attraverso letture di stralci dell'opera di Giuseppe Sorge e Paolo Giudici, declamando poesie di Angelo Barba, ridando voce a illustri personaggi come Paolo Emiliani Giudici e il pittore Salvatore Franciamoro, presentando alla maniera dei cantastorie le leggende locali che sono state non solo rappresentate attraverso disegni, ma anche riproposte con inediti testi in vernacolo. Il Chiostro dei Monti è stato anche teatro di un'inedita coreografia medievale e delle esibizioni di musicisti e cantanti che hanno allietato i presenti con le note della Ninaretta. Il Chiostro di Santo Medico, infine, ha ospitato una mostra fotografica allestita dai ragazzi grazie al materiale presente nella pagina Facebook Mussomelesi nel mondo, di cui è amministratore Giovanni Mancuso. Nel realizzare un evento così articolato e complesso, grande è stato l'impegno degli alunni del Virgilio che hanno voluto mostrare così ai mussomelesi la bellezza del paese in cui vivono.
Il percorso dei tesori di Terra Vecchia, iniziato dalla Piazza Umberto e proseguito attraverso la via Barcellona, la visita alla Matrice, all'oratorio, alla torre civica dell'orologio, la visita alla Chiesa dei Monti, è proseguita sempre nel centro storico attraverso la Piazza Roma, dove c'è il Palazzo Trabia, fino a raggiungere la piazzetta Firenze di fronte al vecchio municipio. E qui i ragazzi del Virgilio si improvvisano musicisti e eseguono la ninaretta. Siamo nella via Barcellona. Gadari decise di dedicarsi all'agricoltura e conobbe un uomo che anche a Mussomeli era molto illustre e si chiamava Don Giuseppe Lanza. Avete mai sentito parlare sì, di lui? Sì, no. Questo rapporto che si era creato però fra questi due uomini, i piccoli proprietari terrieri non lo videro di buon occhio, così cominciarono ad osteggiare Don Sgadari, che lasciò Mussomeli. Quindi il palazzo restò nelle mani di un'altra famiglia che si chiamava la famiglia Schifano e divenne sede di Mussomeli solo dopo qualche anno. Infatti, se notiamo ancora oggi, c'è la scritta, anche se non si vede molto bene, Domus Populi, perché questo palazzo tempo fa fu il municipio. Infatti molti di voi magari lo conoscono come municipio vecchio. Inizialmente questo palazzo non era in queste condizioni e non sappiamo nulla, sappiamo semplicemente che era circondato da un bellissimo giardino, chiamato Giardino dello Sguadaro. Ma fu solo dopo qualche anno, intorno al 2002, che invece venne utilizzato appunto come notiamo ancora oggi, che è un museo, sede dell'antiquarium o come incontri culturali. A democrati eroi, chiami le muse, del mortal pensiero animatrici. Si è... Sì, senta, per favore, può abbassare il tono della voce, sto parlando con i miei ospiti. Beh, è veramente lei che mi sta disturbando. Io stavo declamando i versi del mio poeta preferito, Ugo Foscolo. Ugo Foscolo, certo. Chi di voi conosce Ugo Foscolo? No. Chi siete voi? Lo sappiamo tutti ormai con la scuola, lo impariamo quasi a memoria. Bene, allora se lo sa, la prego di farmi continuare. Dove ero rimasto? E me che intendi? Senta, scusi, ci vorrei un attimo. Presenterò il monumento di Paolo Emiliano Giudici, dopo potrà continuare con i suoi versi. Ma davvero, io in tal caso sarò contenta di ascoltarla anche. Bene. Quello è il busto di Paolo Emiliano Giudici, un uomo molto conosciuto a Mussomeli. E questo busto è stato costruito dallo scultore Onofre Arcuri e fu posto qui solamente dopo il suo centenario di nascita, nel 1913. Devo dire però, mi perdoni, non ha detto ancora nulla di veramente interessante. Ma come si permette? Paolo Emiliano Giudici era un uomo interessantissimo. Non ho mai sentito parlare di lui.
Guardi, vagamente. Ma prego, continui, sono curioso di sentire cosa da dire. Paolo Emiliano Giudici nacque esattamente a Mussomeli il 3 giugno del 1812. Poi entrò nell'ordine domenicano, anche se contro il suo volere, e fu esule dalla Sicilia, purtroppo, per motivi politici. Ecco, bravissimo, ha detto una cosa giusta. Esule per motivi politici, come il suo amato Foscolo. A Palermo era sorvegliato a vista dalla polizia per le sue idee liberali e antiborboniche. Amava la libertà e soprattutto amava l'Italia e sognava di vederla unita. Un sogno che riuscì a coronare. Sapeva che fu eletto deputato del popolo italiano nel 1867? No, mi sa che non lo sapeva. E beh, certo sapeva che odiava Mussomeli e che si sentiva incompreso e altre sciocchezze del genere. Paolo Emiliano Giudici era un uomo innamorato e quest'altro non era che lo sfogo di un uomo innamorato, di un uomo deluso dall'ennesima sconfitta elettorale, e gli voleva agire con onestà e giustizia, ma il suo popolo non glielo permise. E poi la scelta di lasciare il convento non fu compresa, ma erano altri tempi, altri tempi. Però Paolo Emiliano Giudici fu un letterato, non esattamente un politico. È vero che fu un letterato, ma anche un politico, un pittore e un critico d'arte. Beh sì, conosceva anche tre lingue, infatti scrisse la storia delle belle lettere in Italia, la prima storia della letteratura italiana. Lei lo sa che vuol dire la prima storia della letteratura italiana? Certo, la prima... Dell'evento della giornata ne ha parlato Rai 3. Il senso è quello di far conoscere, appunto, come diceva lei, la cultura e le tradizioni del nostro territorio. Per cui abbiamo pensato a un percorso che non solo presentasse i monumenti più importanti di Mussomeli, ma che anche riportasse un po' in vita, tra virgolette, i personaggi illustri del passato, le nostre leggende attraverso i cantastorie, i balli, quindi scegliendo anche i mezzi più vicini ai ragazzi per conoscere l'ambiente e viverlo personalmente. Preside Rina Gengo, in corso d'opera, cosa mi può dire? Posso dire che sta per essere questo un evento molto bello e molto ben riuscito, e voglio ringraziare le docenti esperte che hanno ideato e dato vita a questi due moduli formativi molto molto significativi. La professoressa Barba, che ha ideato il percorso sulle Madonne del Biancardi, e la professoressa Bonanno, che ha ideato il percorso dei tesori di Terra Vecchia.